Torno di casa. Bene. Se si interviene in questo, cioè, io dico, probabilmente c'è una follia collettiva, una cecità collettiva. Si investono dei soldi in un'opera che non si ripagherà mai come TAV, bene? Perché evidentemente i flussi di traffico non saranno in grado di compensare, di assorbire, di ammortizzare i costi di investimento, e non si investe sugli acquedotti. Se si investisse sugli acquedotti per ristrutturarli, ridurre le perdite, si avrebbe un vantaggio ecologico direttamente proporzionale al vantaggio economico. Più acqua, maggiore è la riduzione delle perdite, maggiore è il risparmio, maggiore è l'utile che ne deriva. Anche da questo punto di vista è possibile trasformare un vantaggio di carattere ecologico in un vantaggio di carattere economico. E il terzo settore è il settore dell'energia. Settore dell'energia, noi abbiamo degli sprechi in Italia che ammontano al 70% dell'energia chimica contenuta nelle fonti fossili che adoperiamo. Se si riducono queste perdite, si hanno dei vantaggi ecologici, riduzione dell'impatto ambientale, delle emissioni di CO2 direttamente proporzionali ai vantaggi di carattere economico. Maggiore è la riduzione delle perdite, maggiore è la riduzione delle emissioni, maggiore è l'utile che se ne ricava. Ecco, questa per noi non è tutto, voglio dire, è l'impostazione di politica economica e industriale che vorremmo portare avanti con la nostra iniziativa. Ma può sembrare velleitaria, me ne rendo conto, può sembrare frutto di un atto di follia senile, me ne rendo conto, però c'è una frase di Ivan Illich che ho ben presente, delle cose che sembrano impossibili, può succedere che diventino immediatamente possibili cambiando determinate situazioni. Bisogna essere capaci e pronti di cogliere questo elemento. Ecco, io questa è la prima cosa che volevo dire. Aggiungo soltanto un'altra riflessione, perché un cambiamento di questo genere è un cambiamento culturale, non è soltanto un cambiamento di carattere tecnico e di carattere economico, no? Ecco, tutto quello che ho detto implica, per esempio, una valorizzazione del mercato. Dire queste cose a gente che viene da sinistra gli fa venire i brividi. Cioè, io credo che noi dobbiamo, dal punto di vista culturale, distinguere tra il mercato e l'economia di mercato. Il mercato ha sempre fatto parte della storia dell'umanità. L'umanità si è procurato ciò di cui aveva bisogno per vivere in tre maniere: autoproducendolo, scambiandolo sotto forma di dono reciproco del tempo, dell'economia del dono, e comprando sul mercato quello che non poteva né autoprodurre né scambiare sotto forma dell'economia del dono. Il mercato è il metodo migliore per scambiare le merci tra produttori e acquirenti, purché sia alto il numero dei produttori e sia alto il numero degli acquirenti, e purché non ci siano interventi da parte dello Stato. Cioè, oggi i difensori del mercato sono, diciamo, la destra, e la destra tutte le volte che ha necessità viola le regole del mercato e chiede l'intervento statale per poter avere i propri profitti o superare le proprie difficoltà. Lo sostengono a parole, lo negano nei fatti, mentre la sinistra confonde il mercato con l'economia di mercato. L'economia di mercato è un'economia in cui tutta la produzione è produzione di merci. E quindi diciamo, si perdono tutta una serie di conoscenze, di capacità, anche di relazioni. Il denaro acquista un valore diciamo, straordinario, diventa il fine e non il mezzo, e è, diciamo così, il criterio che uniforma i valori di chi ha tanto denaro e di chi non ha denaro. Perché se tutto si copre, quello che si produce è merce e tutto quello che serve si può comprare, il denaro diventa il fine e non il mezzo di scambio. E da questo punto di vista, chi ha più denaro diventa il modello da imitare da parte di chi ha meno denaro. Questo è una cosa che butto lì, ma occorre una riflessione molto forte. Io sono convinto, perché tutte le proposte della conversione economica dell'ecologia sono proposte che si basano sulla concorrenza, che si basano sul mercato. Faccio un piccolo esempio, poi la smetto definitivamente.
Fino adesso abbiamo interpretato la politica energetica, la riduzione dell'impatto ambientale della politica energetica, come la sostituzione delle fonti fossili con le fonti rinnovabili. Questo ci è stato detto. Siccome il nostro sistema energetico perde il 70% dell'energia, è come un secchio bucato. Quale persona normodotata che deve riempire di acqua un secchio bucato si pone come primo problema quello di cambiare la fonte in cui lo riempie? La prima cosa da fare è chiudere i buchi del secchio. Se si chiudono i buchi del secchio, il secchio si può riempire con le fonti rinnovabili a costi molto più interessanti, perché se io penso di soddisfare oggi il consumo attuale con fonti rinnovabili, produco bene l'energia e la spreco al 70%. Non ha senso. Se invece io riduco i miei consumi da 100 a 30 attraverso la maggiore efficienza energetica, a quel punto posso soddisfare il 30 in maniera soddisfacente ed economicamente interessante con le fonti rinnovabili. Io ho i pannelli fotovoltaici sul tetto della mia casa, ma i pannelli fotovoltaici me li paga la gente che non ha i pannelli fotovoltaici, che vorrebbe magari metterli e non ha i soldi per fare l'investimento, attraverso i prelievi che avvengono nelle bollette. Ora, io credo, perché succede questo? Perché si è fatto una concezione della